Aspettiamoci l'inferno. La Corea ci provoca così. Lo stadio era completamente rosso e per noi, almeno per me, insomma, è stata una carica in più. In campo le nazionali di Italia e Corea del Sud, Daejeon, per disputare il loro ottavo di finale. Queste sono le partite che dove bisogna veramente dimostrare chi siamo. Partiti intanto con Maldini in possesso di palle. Come previsto alla vigilia, i padroni di casa partono a mille all'ora e l'arbitro, Byron Moreno, fa immediatamente capire le sue intenzioni nei confronti degli azzurri. Parte il traversone, messa fuori la palla. Attenzione! E c'è un rigore decretato dall'arbitro. Cominciamo bene. Andiamo bene. Allora. Sì, ma è una di quelle situazioni che si verificano frequentissimamente in area di rigore. E c'è subito il calcio di rigore per la Corea del Sud. E lo para. Infatti lo ha parato sulla conclusione di Ang, miracolo di Buffon. Attenzione però che la partita si preannuncia difficilissima. Dopo lo scampato pericolo, l'Italia inizia a macinare gioco. Tommasi, ecco la palla per Vieri in area, parte il tiro di Vieri che finisce fuori, non di molto. Ottima azione dell'Italia. Bella azione, buona, la squadra che c'è. Parte il tiro della Badierina, gol! C'è il gol! Ancora, gol di Vieri, ecco Vieri, ancora lui, sempre Vieri. La Corea ribatte colpo su colpo. La partita è vivace. Palla larga a favore di Song, quindi si gira, attenzione, il tiro sul fondo. Pericolosissima azione di Anne, il giocatore del Perugia, con tre pattoni arrabbiatissimi. A centrocampo poi bene Tommasi, ancora Totti al limite. Va Totti, cerca di farsi largo Tommasi, miracolo del portiere, poi ancora Tommasi non riesce a toccare il pallone con quella forza che sarebbe stata sufficiente. Tutto sommato eravamo messi bene, eravamo ben concentrati, la squadra era molto equilibrata, tanto è vero che noi non soffrimmo quella Corea in quella fase di gioco. Intanto partiti per il secondo tempo. Sol da quest'altra parte. E qui ancora una volta c'è calcio di punizione. Tocco, attenzione, bisogna chiudere. Meno male, grande sventola ancora da parte di Ann, ma palla alta. Se non che dopo l'innesto del terzo attaccante loro che ce lo costrinse un po', noi avevamo dato un po' tutto, soffrivamo. E c'è anche la sostituzione di Lee Chun-so al posto di Kim Nam. Cambio, urla Trapattone, Carlo. Sì, siamo arrivati al momento di Gattuso. L'atteggiamento del direttore di gara lascia perplessi in molte occasioni. Va ancora Zambrotta e subisce fallo. Calcio di punizione. Zambrotta sembra non farcela. Si è visto chiaramente, ha preso una brutta botta. L'infortunio di Zambrotta obbliga il Trap a un cambio non previsto. Zambrotta ebbe uno strappo inguinale e in quel momento qui l'alternativa per mantenere un equilibrio di un 4-4-2 fu di Livio a destra, perché non avevamo alternative in quel ruolo. Cercare, ecco che riconquista bene Zanetti, il pallone buono per Vieri, palla sul destro, Vieri fuori, non era il suo piede, peccato, palla gol. Totti che difatti controlla, la gioca benissimo e da quest'altra parte corto. Leggero forse il passaggio su Vieri che comunque entra in possesso di palla, va all'uno contro uno, ora sul sinistro, il pallonetto deviato e c'è calcio d'angolo. La mimica di Vieri. Eh sì. Totti ora va a cercare lo spazio. Saltato un avversario, Totti, accelerazione, Totti, converge, Totti, limite, Totti, ancora,
poteva tirare, viene messo giù l'arbitro, incredibilmente, forse stavolta il fallo c'era. Ecco che vediamo se rimette a mezzo tre pattoni, assolutamente indiavolato. Palla sul destro, 1-2, attenzione, il pallone che resta lì, c'è il gol da parte di Sol, incredibilmente all'87esimo. Ecco il fischio, si va ai supplementari. Tempi supplementari. Vige la regola del golden goal. Chi segna vince. Quelle circostanze non è che si usano molte parole. Crediamoci, siamo più forti, tutto sommato eravamo in grado di poter qualificarci. E anche perché per buona parte della gara li avevamo tenuti noi il gioco. Partito. Corsa, il tiro radente, Buffon ancora miracolosamente. Scaldando intanto Montella, sfiora il pallone Vieri, attenzione, Toppi, in area di rigore. No. Va giù, vediamo, qui, adesso lo ammonisce, attento. Adesso ammonisce Toppi, questo non esiste. È una tonica, Allora va bene. La partita corre sul filo della pazzia. Difficile trovare una logica nella concatenazione degli eventi. Noi reclamammo addirittura rigore, l'arbitro lo ammonì per simulazione. Voglio dire, non dare rigore, ma non dare neanche simulazione. Voglio dire, non è purtroppo, va bene, si è discusso molto, ma è inutile ritornare sugli argomenti. Un alibi non lo è stato Moreno, perché... come ho detto durante la partita l'abbiamo provata a vincere, non è che ci siamo arresi a decisioni per noi discutibili. Vieri, eccolo. Vieri, Tommasi, attenzione Tommasi, fuori gioco anche questo. Benissimo, allora. Dai. Vale tutto. Ma come si fa ad andare a fare queste cose qui? Qui era in linea perfetta. Poi è stato annullato il gol, che magari si poteva ritardare la partenza per poi non creare il dubbio guardaline che fosse fuori gioco. Non filtra il pallone, ancora Gattuso, ammirevoli comunque gli azzurri per volontà, va Gattuso, chiude però lì dietro solo, attenzione Gattuso, palla che si alza sulla traversa. Ma è incredibile, guarda, veramente. Quando Gattuso poteva segnare il gol della storia davanti al portiere. Voglio dire, adesso questo sorrido perché è bene far ricordare un po' gli episodi. Dopo tre mondiali persi ai rigori, stavolta sono i supplementari a condannare gli azzurri. L'amarezza è enorme, pari al senso d'ingiustizia per un arbitraggio a senso unico. La delusione era forte perché tutto sommato potevamo andare avanti. Non siamo riusciti a portare a casa il risultato, ma... un po' per sfortuna, un po' per errori, e credo che comunque quella partita avevamo meritato di vincerla. Nel 2002 non abbiamo perso per l'arbitro, penso. Abbiamo perso perché forse noi veramente eravamo una squadra straordinaria e dovevamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto.
se tornassi indietro li farei tutto allo stesso modo, nella stessa misura, perché le situazioni contingenti in quel momento erano quelle e non erano quelle del dopo. Del dopo siamo tutti dei professori.